Ivanovic, spalla a canestro contro Bargnani, la prima stoppata del mago arriva dopo 20 secondi di partita e dall'altra parte Treviso prova ad alzare il ritmo con Zizis, lo scarico per Gorilla, appoggio di quest'ultimo, 2-0 Treviso. Va corto nel suo tentativo dalla lunga distanza Nikos Zizis a guidare la transizione per i suoi, vede lo spazio, lo occupa contro Diawara, trova il canestro, con il fallo ce n'è per 3. Alibor Bagaric che prova a girarsi, altra stoppata di Bargnani e siamo a quota 3. Zizis alza il ritmo, si butta dentro, va all'appoggio. Linelli lavora su di lui, 3 minuti di secondo quarto se ne sono andati, più 9 per la Benetton. Zizis palla per terra, lo scarico per Nicolas che prende il tiro da 3 e lo mette un'altra volta. Ma in effetti sono quelle cose che si vedono abitualmente, poi anche Bargnani non è che sia stato fermo, ha restituito quello che prendeva, gran passaggio intanto a pescare Šiškauskas. Grindi così non so se l'ha mai preso Belinelli. No, l'ha sicuramente preso perché lui è geniale nei tiri storti, è stato molto ben pescato prima da Green come adesso è stato molto ben pescato Zizis da Gorì. Lorbeck, gran triangolazione, poi l'extra pass non raggiunge Watson, Zizis alza il ritmo, va fino al capolinea e mette 2 punti immensamente importanti per i suoi, che non risparmiavano le critiche quando ce n'era bisogno. Zizis con lo scarico che mette in ritmo Bargnani, la tripla del mago. Tutto è stata immediatamente ripresa dalla Benetton. Kerris, troppo traffico in quell'area, Zizis parte, ci sono i numeri, mordente, chiude il 3 contro 2 ma arriva il fischio. Ora la formazione ospite e Clima Mio che adesso è in difesa, Zizis prende il tiro sull'errore difensivo perché Bagaric si era trovato prima davanti a Zizis e poi vagava per il campo. Ultimi 10 secondi del terzo periodo, Zizis chiama il blocco di Slokar, c'è il cambio che gli porta davanti Bagaric, Šiškauskas ha lo spazio per il tiro da 3, ancora una volta allo scadere la Benetton. È stato il quinto fallo per Nate Green, abbastanza veniale, però probabilmente la scelta dell'arbitro è proprio quella di cui parlava Riccardo Pittis. Gran lob a pescare Slokar, mamma mia Nico Zizis. Riceve e torna da Zizis, 8 secondi per chiudere l'azione a disposizione della Benetton. Adesso 4 secondi, Zizis sembrava quasi non se ne fosse avveduto. Allo scadere è la parola d'ordine della Benetton in questi playoff.